Importante appuntamento oggi a Roccaforte del Greco, provincia di Reggio Calabria. Ne parliamo con il sindaco Domenico Penna. Sì, ha ragione, proprio è importante, è un appuntamento importante. A Roccaforte ha una doppia valenza, un appuntamento con i ragazzi della scuola. Questa iniziativa dei ragazzi della scuola assume un'importanza davvero particolare. È riuscito a portare a Roccaforte del Greco tante personalità, persone, personaggi. Eh sì, diciamo, noi in questi pochi mesi di amministrazione abbiamo cercato di mettere in rete, a riportare Roccaforte in rete con gli altri territori, e oggi diciamo la presenza di tante autorità proprio dà ragione a questo modo di fare, a questa nuova stagione per Roccaforte che è iniziata da qualche mese, insomma. Nel paese, possiamo dire così, di Marco Verpiglia, il leggendario, il mitico partigiano. Certamente, proprio il paese di Marco Verpiglia, di tante personalità e tante altre professionalità che sono fuori di Roccaforte, ma a Roccaforte restano legati. Infatti il lavoro nostro è quello di mettere in sinergia tutto ciò che è Roccaforte, la memoria, che appunto lei citava, il Marco Verpiglia, e le tante professionalità che sono in giro per l'Italia. Un paese che vuole vivere, che vuole tornare a nuova vita, sebbene le strade non siano proprio praticabili. Certo, il problema di Roccaforte è stato lo spopolamento in questi anni, uno spopolamento dovuto alla viabilità, che in qualche misura, diciamo, con l'opportunità, perché non la vediamo come opportunità, della città metropolitana, cercheremo di avvicinare il più possibile Roccaforte al resto al resto del territorio, avvicinarlo a questa città metropolitana, alla stessa Reggio Calabria. E da poco tempo alla guida del comune di Roccaforte del Greco sta mettendo tanta carne al fuoco. Ma è necessario, perché Roccaforte per molto tempo è stata assente di quelli che sono i circuiti e i rapporti con le altre istituzioni. Noi stiamo facendo questo sforzo e siamo ottimisti, perché i risultati cominciano a venire. Cioè, l'attenzione delle altre istituzioni è particolarmente benevole su Roccaforte in questo momento. Dovrebbe esserci anche il sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà, che ha origini risalendo un po' nella scala genealogica. Sì, Falco Matà, diciamo, è origine di questo territorio, tra San Lorenzo e Roccaforte. La stessa mia madre era una Falco Matà, pertanto ha origine questo. La presenza del sindaco di Reggio in questo momento ci onora, anche perché a seguire della cerimonia qui, che vede impegnati i ragazzi, ci sarà un incontro del sindaco della città metropolitana con il resto dei sindaci dell'area grecanica. Tante autorità, tante personalità del mondo politico, sociale, militare. Sì, e questo un grazie, quasi diciamo una sorpresa, perché nessun riferimento istituzionale manca a Roccaforte. Oggi ci siamo tutti, ci sono tutti, ci stanno per accompagnarci su una stagione nuova, come dicevo prima. Domenico Nasone, responsabile regionale di Libera, oggi a Roccaforte del Greco in occasione di questo insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sì, è una bella esperienza, dicevo prima, che mette al centro i ragazzi, in un'esperienza che precedentemente sappiamo, il comune è sciolto 3 volte per mafia. C'è una nuova amministrazione che ha promosso questa iniziativa, che mette al centro il diritto dei ragazzi a fare percorsi positivi, propositivi, di cittadinanza attiva, e ci hanno chiamato come Libera, siamo venuti per dare una mano con grande gioia, perché, ripeto, questi ragazzi di Roccaforte hanno i diritti quanto e più di quelli di tutto il resto dell'Italia. Si parte sempre dalle scuole. Si parte sempre dalle scuole. Tra l'altro oggi, lo diremo, è la giornata mondiale contro la violenza alle donne, e Malala, una delle donne più impegnate, pakistana, che l'anno scorso è stata premio Nobel per la pace, questa ragazza ha detto una frase bellissima che ora ricorderemo: con le bombe si uccidono i terroristi, con l'educazione si elimina il terrorismo. Quindi l'educazione e la cultura al centro di tutto.
Stefania Gurner, che fa parte del presidio di Libera, oggi a Roccaforte del Greco. Sì, siamo qua oggi a Roccaforte del Greco perché pensiamo che sia attraverso i ragazzi che si possa effettivamente cambiare un territorio. Sono loro gli attori protagonisti di questo cambiamento e lo facciamo proprio attraverso la scuola. Eleggere il baby sindaco significa far capire ai ragazzi che sono parte fondamentale di un territorio, e se il territorio se l'istituzione territoriale, la prima istituzione territoriale è il comune, quindi loro devono capire che facendo parte di questo territorio si possono esprimere, possono essere parte attiva, cittadinanza attiva di un territorio, e quindi loro devono capire che facendo delle proposte, comunque mettendosi in gioco, sicuramente contribuiranno al cambiamento di questo territorio e soprattutto lo faranno attraverso la scuola, attraverso la conoscenza, perché io credo che cambiare un territorio non si può cambiare così dalla sera alla mattina, bisogna cambiarlo e fare un percorso lungo fatto di conoscenza, di cultura, perché più si è colto, più si è istruita e più sicuramente si è liberi. Noi veniamo da il comune di Roccaforte, è un comune che per 4 anni è stato commissariato, quindi significa che i cittadini non hanno potuto esprimere la loro preferenza. Oggi l'hanno fatto col sindaco Penna e i ragazzi devono capire che anche loro un domani potranno essere protagonisti di questo territorio, incominciando proprio dal baby sindaco, quindi potranno essere, ognuno di loro potrà essere un futuro sindaco su questo territorio, e quindi si incominciano a preparare. Il presidio Libera Nino Marino ha voluto essere parte di questo percorso e di questo progetto, e a loro, a tutti loro, sindaco, vice sindaco, consiglio comunale, baby consiglio comunale, io faccio tanti in bocca al lupo. C'è anche Pippo Paino, presidente del GAL Area Grecanica. Sì, buongiorno, ecco, sono contento e anche onorato di partecipare a questo evento in quanto si tratta di ragazzi, perché il GAL, nonostante si occupi di e si preoccupi di aiutare tutte le varie realtà territoriali, quali le imprese, quali le associazioni, quali le cooperative, ha quale finalità principale quella di proiettarsi verso il futuro, e quindi quale maggiore e più importante occasione di oggi per essere presente. Si tratta di giovani, si tratta del nostro futuro, si tratta di un terreno che il GAL deve arare, deve coltivare per raccogliere un domani i frutti migliori. Due illustri personaggi che sono Venere Pangallo, mini sindaco, Sara Palamara, segretaria. Allora, un po' di emozione, no? Sì, abbastanza. Circondata da tanta gente. C'è tanta gente. Sì, c'è tanta gente, siamo un po' emozionati. E il vostro compito qual è? Il mio compito è di migliorare le circostanze scolastiche, ma anche nel paese. Il mio è anche quello di aiutare il sindaco. Quanti siete? Siamo 4. Il presidente del consiglio, il vice sindaco, il sindaco e la segretaria. C'è un altro personaggio qua. Lei chi è? Il presidente del consiglio. Si chiama? Maria Giovanna Altomonte. Sindaco Falcomatà, il sindaco di Reggio Calabria, ma prossimamente della città metropolitana. Intanto benvenuto a Roccaforte, da giornalista di Roccaforte del Greco e da cittadino le do il benvenuto. Ad aprile parte la città metropolitana. Roccaforte è una delle zone periferiche. Oggi un segnale importante, si è eletto un sindaco bambino, in questo caso bambina, una ragazza. Ecco, questa presenza se vogliamo ha tante valenze, città metropolitana e i giovani che comunque si avvicinano alla politica non con diffidenza. Beh, intanto un segnale importante che anche Roccaforte del Greco abbia il sindaco dei ragazzi, il consiglio comunale dei ragazzi, significa che anche in questo comune si inizia a intraprendere un percorso che fa prendere coscienza ai ragazzi, fin dai loro primi passi nella società, di quelli che sono i loro diritti, di quelli che sono i loro doveri, delle cose da sostenere, delle cose alle quali invece inevitabilmente bisogna avere il coraggio di dire di no. Però è anche l'occasione per essere presenti sul territorio e per
confermare ancora una volta come la costruzione della città metropolitana di Reggio Calabria non può essere fatta soltanto all'interno dei palazzi istituzionali della città capoluogo, ma deve essere fatta, deve essere costruita sui territori, perché è sui territori che si sente il polso della situazione, sui territori che si sente il battito cardiaco delle popolazioni che vi abitano e dai territori che devono venire le proposte per la valorizzazione delle aree. Reggio Calabria città metropolitana ha 4 aree istituzionali, già istituzionalizzate, che sono la città degli Ulivi, l'area dello Stretto, la Valle Grecanica e la Locride. È importante che queste 4 aree abbiano un loro riconoscimento all'interno dello statuto, perché lo statuto è la carta d'identità del comune, è quello che di fatto la città metropolitana sarà da qui ai prossimi anni, e è una cosa che va costruita oggi e va costruita insieme ai territori. Sono proprio i territori che devono chiarire quali sono le aspettative e le peculiarità delle zone di riferimento, e qui naturalmente già lo scenario naturale, lo scenario sulla vallata della Mendolea ci dice chiaramente che tipo di vocazione hanno questi territori, ma soprattutto anche la tutela dell'unica minoranza linguistica che è quella grecanica. Ecco, un anno da sindaco, la sintesi di questo anniversario per molti versi è anche contestato. Quante le difficoltà superate, quelle che ci sono davanti, e quali le prospettive, appunto in prospettiva ancora, della città metropolitana? Beh, senza dubbio un anno intenso, un anno coraggioso, perché la situazione della città è una situazione molto difficile. Non parlo soltanto della difficoltà di carattere economico e finanziario, parlo dell'importanza di ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini, di ricostruire l'immagine della nostra città anche a livello nazionale. Questa è la cosa che prima di tutto abbiamo fatto, però penso anche alle altre cose importanti che sono state avviate o riavviate nella nostra città. Una città che nel 2014 aveva soltanto un cantiere aperto, ma soltanto formalmente aperto perché era bloccato, oggi ha 19 cantieri aperti, significa che l'edilizia è ripartita. Una città che faceva l'8% di raccolta differenziata, in 8 mesi ha superato lo scoglio del 25%, è arrivata al 27%, il che significa che non ci saranno sanzioni per i cittadini di Reggio Calabria. Una città che attraverso il dialogo continuo e costante con il governo centrale ha riuscito a inserire importanti misure nella legge di stabilità, una città che sul piano della prevenzione e della programmazione è attiva soprattutto per la messa in sicurezza del nostro territorio. Ad aprile partiranno i lavori per la bonifica, la pulizia e la messa in sicurezza di 6 fiumare cittadine per un importo di 12 milioni di euro, quindi l'importanza e la capacità di attivare risorse esterne all'ente. Un'ultima domanda, torniamo a Roccaforte del Greco, la periferia della città metropolitana. Roccaforte del Greco soffre il fatto che non ci sono opportunità di lavoro. In questo senso la città metropolitana può essere da input o da stimolo affinché si creino in loco opportunità di lavoro, sfruttando quello che sono le caratteristiche del territorio e non solo? Ma i comuni, gli enti locali in genere, devono fornire servizi, non devono fornire posti di lavoro. Questo è il meccanismo distorto purtroppo che ha offerto la politica negli ultimi anni. Offrire occasioni per sviluppare la propria idea e il proprio sogno nella città in cui si è nati e cresciuti, naturalmente invece è il nostro compito, e questo si può fare soltanto ascoltando quelle che sono le caratteristiche del territorio. Compito delle istituzioni è mettere a disposizione di chi ha un'idea, di chi ha un sogno, di chi ha un progetto, le capacità, le peculiarità che sono proprie del comune. La sinergia tra il privato e le istituzioni può soltanto fare nascere qualcosa di buono, ma è importante che si ribadisca che ognuno ha un compito, e quello degli enti locali non è quello di creare posti di lavoro, ma creare occasioni di lavoro. E quindi faccio un esempio: la messa in sicurezza di un territorio dal rischio di dissesto idrogeologico può far proliferare o riproliferare quell'agricoltura di prossimità che nei nostri territori, anche nel comune di Reggio Calabria, adesso sta avendo un nuovo impulso. Ecco, questo è un esempio per fare capire quali sono i compiti che spettano a un ente locale. Ultimissima domanda: il problema ISIS a Reggio Calabria non si sente? No, ma qualcuno fa anche dell'allarmismo sulla
sulla situazione dell'ISIS. È chiaro che c'è un po' più di panico rispetto a gli eventi delittuosi che sono successi due venerdì fa nella capitale francese di Parigi, però da qui a creare allarmismo ce ne passa. Dire che tutte le persone islamiche sono dell'ISIS è come dire che tutti i calabresi sono mafiosi, quindi non generalizziamo, andiamo a vedere le cause che hanno portato a questi scontri, ma soprattutto rispondiamo con quella che è la nostra cultura, quella che sono le nostre tradizioni. Se voi andate a verificare i punti che sono stati colpiti negli attentati di Parigi, non vediamo basi militari, non vediamo luoghi istituzionali, ma vediamo luoghi di cultura, luoghi di aggregazione, luoghi di sport e luoghi di spettacolo. Questo è quello che si è cercato di colpire, quindi la nostra cultura, e noi con la cultura dobbiamo rispondere. Un globetrotter della politica, il dottor Agostino Zavettieri, sindaco di Rocuti, presente oggi per l'elezione del baby sindaco a Roccaforte del Greco. Buongiorno a tutti, intanto non potevamo mancare noi come sindaci qui a Roccaforte, perché è stata un'iniziativa veramente bellissima a dare quella responsabilità, diciamo, ai ragazzi di avere un baby sindaco in cui si formano, perché il futuro sono i ragazzi, e se noi non li coinvolgiamo, non li rendiamo partecipi, e logicamente che non possiamo trarre niente da loro. Questo è lo spirito che ci deve ragionare tutti i nostri consigli comunali, affinché con le nostre scuole avere un baby sindaco, un'amministrazione che allo stesso tempo guarda come si amministra e si incomincia a preparare. Il preside del liceo, istituto familiari, Domenico Zavettieri, una presenza importante oggi a Roccaforte del Greco. Siamo stati invitati e con piacere abbiamo deciso di aderire all'invito del sindaco del comune di Roccaforte, il dottor Penna, perché riteniamo che i paesi interni vadano valorizzati, vadano sostenuti in un'opera del rilancio come questa che da parte della comunità di Roccaforte stanno tentando di fare. Pertanto abbiamo voluto partecipare con un gruppo di alunni della scuola, con un gruppo in rappresentanza del personale docente e ATA, per dare appunto il segno tangibile della nostra presenza e della nostra partecipazione. Io penso oggi è una bella giornata per Roccaforte, nonostante il tempo, anche se da qualche minuto, diciamo, un po' si è schiarito, una bella giornata perché per Roccaforte occasioni come queste, occasioni che nascono, diciamo, dal lavoro dei giovani, è importante, assume un'importanza particolare. Perché Roccaforte, la storia di Roccaforte, la storia degli ultimi anni la conosciamo tutti, una storia, diciamo, di isolamento, una storia di una democrazia azzoppata, una democrazia dove il cittadino in questi quattro anni e mezzo di commissariamento è rimasto fuori gioco, fuori da quella che è la normale democrazia. Pertanto Roccaforte ha vissuto un periodo pure di isolamento rispetto al resto del territorio, cosa che invece l'occasione che ci danno oggi i ragazzi, e per questo io li ringrazio immensamente, assieme a loro ringrazio gli insegnanti, ringrazio soprattutto la dirigente, la dottoressa Sinicropi, che ha sposato questa iniziativa che nasce dalla volontà dei ragazzi, accompagnata dall'amministrazione comunale, ma soprattutto il lavoro di Libera, nella presenza, diciamo, attiva del professore Nasone, che oggi è qui con noi. Pertanto c'è un lavoro fatto a più mani, un lavoro che per Roccaforte si può parlare oggi di inizio di una nuova stagione, di ritorno alla normalità, di un territorio, di un comune che si mette in sinergia con gli altri territori, e la presenza oggi, diciamo, delle istituzioni civili e militari, e io li ringrazio immensamente, dei sindaci quasi di tutta l'area grecanica,
e soprattutto assieme a loro la presenza del sindaco della città di Reggio Calabria, l'avvocato Giuseppe Falco Matà, onora questo paese e fa guardare questa comunità cioè questo occhio benevole fa vedere c'è una prospettiva diversa per una realtà come la nostra, anche perché la presenza del sindaco di Reggio, che poi avrà un incontro con i sindaci dell'area grecanica, proprio si comincia a misurare su quella che sarà la prospettiva della città metropolitana, e credo che realtà come le nostre, realtà montane come quelle di Roccaforte, la città metropolitana può essere, deve diventare l'opportunità per quello che sono i limiti di questo territorio, soprattutto la viabilità, come voi salendo avete visto. Pertanto diciamo tutta questa platea, la presenza stessa di un ente come il GAL che opera sul territorio nella presenza del presidente, il dottore Paino, diciamo, onora diciamo, e dà una prospettiva diversa di Roccaforte, non più un Roccaforte isolato, ma un Roccaforte aperto al territorio, un Roccaforte che in qualche misura sta dentro diciamo, una sinergia territoriale, e per questo diciamo, io credo che oggi questa è un inizio di una stagione nuova, di una partecipazione, ed è importante, e lo sottolineo, che questo parte dai giovani, parte dalla scuola, perché è la scuola quella che in qualche misura dà l'input per una prospettiva, quello che è il futuro nostro, il futuro di Roccaforte è la scuola. Cade questa giornata, è una giornata particolare anche, oggi il 25 novembre è anche la giornata contro la violenza alle donne. Io voglio sottolineare proprio questo, che questa particolare giornata, la presenza dell'informazione, dei tanti giornalisti, e li ringrazio particolarmente perché venire a Roccaforte non è una cosa facile per chi opera nel mondo dell'informazione, però il discorso proprio di questa giornata, io credo, faccio un ulteriore appello per quanto riguarda la violenza alle donne, che l'informazione deve dare in maniera più forte quella che è la parità di genere, quella che è rispetto delle altre persone, a cominciare dal linguaggio. L'informazione insieme alla scuola sono i due veicoli che portano diciamo, a una società migliore, a una società di pari opportunità davvero. E allora a questo punto io passo la parola al professore Nasone perché conduca i lavori. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per questa straordinariamente bella esperienza che stiamo vivendo. Godiamocela tutti insieme. Presentiamo subito il tavolo. È formato dalla neoeletta mini sindaco della scuola di Roccaforte, Venere Pangallo, poi abbiamo il vice sindaco Francesco Cento, il presidente del consiglio comunale dei ragazzi di Roccaforte Maria Giovanna Altomonte e segretario dello stesso Consiglio Comunale dei Ragazzi, Sala Palamara. Qui al tavolo, ovviamente, oltre al sindaco Giuseppe Falco Matà, al vostro sindaco Mimmo Penna, ci sono la dottoressa Concetta Sinigropi, che è la dirigente scolastico della nostra scuola, e anche il marito, il professore Zavettieri. Aspettiamo anche dirigente del liceo classico di Melito, è chiaro, e aspettiamo anche l'arrivo dell'assessore provinciale alla cultura, il dottore Lamberti. Io non aggiungo altro, credo che il modo migliore per iniziare
questo momento, che è un momento di grande educazione alla cittadinanza attiva, alla democrazia veramente partecipata, sia quello di sentirsi in sintonia con tutta la nostra Repubblica, per cui cantiamo insieme l'inno di Mameli. Grazie al nostro coro. Come diceva il sindaco Mimmo Penna, quando abbiamo scelto il 25 novembre c'era sfuggito questo particolare che lui ha citato, che oggi ricorre la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che l'ONU, le Nazioni Unite hanno istituito il 17 dicembre del 1999. Lo diciamo soprattutto per i nostri ragazzi questo, gli adulti dovremmo saperlo. L'occasione è stata che alcuni decenni prima, nel 1960, come oggi, il 25 novembre del 1960, tre ragazze attiviste, tre sorelle, che combattevano, le sorelle Mirabal, contro la dittatura nella Repubblica Dominicana, furono sequestrate, torturate e uccise. E queste tre sorelle, queste tre ragazze dominicane sono state scelte come emblema di libertà. Questo non ce lo dimentichiamo. Come un emblema di libertà, lo dico anche per la concomitanza della data, proprio come ieri a Milano, il 24 novembre, in una piazza centrale di Milano del 2009, 24 novembre 2009, veniva sequestrata e uccisa Lea Garofalo. Lea Garofalo. Anche Lea, abbiamo visto il film certamente in questi giorni, è un simbolo di riscatto della nostra terra, un simbolo di libertà, che ha pagato con la propria vita l'amore per la figlia Denise, per consentire a Denise di respirare un'aria pulita, un'aria non contaminata dalle leggi dell''Ndrangheta.
che purtroppo a volte respiriamo fin troppo da vicino. Dobbiamo liberarci da tutti i condizionamenti che ci impediscono di fare un cammino di libertà, che non è facile. La libertà, diceva Paolo Freire, è come un secondo parto. Si conquista a fatica, come quando si nasce. C'è un primo parto che ci dona la vita, ma la vita vera la conquistiamo con la libertà, quando abbiamo questa consapevolezza. Ma attenzione, tra gli ostacoli che noi dobbiamo annoverare nella faticosa ricerca e raggiungimento di questa libertà c'è una malattia diffusa, contagiosa, e non ci sono antibiotici se non un impegno diretto. Questa malattia si chiama indifferenza, che poi genera rassegnazione, che poi genera il qualunquismo, che poi genera l'apatia, che poi si traduce nella delega, che poi si traduce in un atteggiamento che ci vede morti. Per cui il cambiamento inizia dagli altri. Siamo sempre pronti a criticare, a mettere in evidenza il negativo, ma non ci mettiamo mai in discussione noi. Io credo che questa malattia si sconfigge prendendo l'esempio oggi dai nostri ragazzi di Roccaforte del Greco. Loro oggi sono i protagonisti, non siamo noi adulti, anche se parleremo. Ma io vi prego di mettere al centro quello che dirà Venere, quello che tra poco ci dirà lei, perché sono cose veramente incarnate nella sua storia, nella storia di questa comunità. Io non lo voglio fare lunga, vi voglio solo ricordare che Malala, la ragazza pakistana che è stata sfregiata dai talebani, sparata perché combatteva per la libertà delle donne del Pakistan, che non avevano il diritto di andare a scuola, lei poi è sopravvissuta. E quando 2 anni fa, l'anno scorso, il 2014, è stato premio Nobel della pace, Nobel della pace, e Malala ha detto una frase che è attualissima. Oggi c'è la questione dell'ISIS, il terrorismo, c'è un po' di paura in giro per l'Europa, Parigi, quello che è successo. Sapete che ha detto questa ragazza, giovanissima? Ha detto, badate bene, e lei è stata sparata dai talebani, attenzione, ha detto, con le armi si possono probabilmente uccidere i terroristi, con le armi, ma con l'educazione si uccide il terrorismo. L'educazione, la scuola, la formazione. E non ha importanza che siamo l'istituto comprensivo di 3.000 alunni o di 18 ragazzi, di una scuola di Roccaforte. Non ha importanza. Siamo cittadini di questa Repubblica. A Roccaforte quanto a Bolzano, quanto a Reggio, quanto a Milano. E abbiamo gli stessi diritti e doveri. E a scuola sconfiggiamo questa maledetta malattia della rassegnazione, dell'indifferenza, che poi noi calabresi la accentuiamo, perché tra i tanti difetti che a volte noi scadiamo nel pessimismo. Oggi respiriamo aria di ottimismo, aria che ci fanno respirare questi nostri ragazzi di Roccaforte del Greco. Come procederemo? E questo non aggiungo altro, l'ha detto già il sindaco, lo dirà la dirigente, lo dirà il sindaco Falcomatà. Vi voglio fare, lo dico subito, perché noi a Reggio, il sindaco Falcomatà lo sa, già domani stiamo lavorando in una commissione istituita dal sindaco di Reggio per promuovere nella città di Reggio Calabria il consiglio comunale dei ragazzi di Reggio. Stiamo facendo un bel lavoro. Io da Roccaforte, diceva Mimmo, volevo lanciare nell'immediatezza, ormai siamo prossimi, l'anno prossimo ci sarà la città metropolitana a tutti gli effetti, di fare in modo, proprio per tirare dentro esperienza come quella di Roccaforte, ma ci sono anche i consigli comunali dei ragazzi in altri paesi, mi pare che sono 96 paesi, 97 con Reggio, no? Della città metropolitana, fare in modo che poi, facendo un percorso adeguato, si istituisca il presidente dei mini sindaci della città metropolitana, con un percorso bello che potremmo fare.
proprio in una logica in cui i nostri ragazzi affiancano il lavoro delle istituzioni. Qui ci sono rappresentati le forze dell'ordine, dobbiamo salutare sempre per il loro prezioso servizio. Loro devono conoscere attraverso questa esperienza la bellezza di uno Stato che ci vuole bene, che non ci manda solo i commissari quando ci sorgono per mafia e ristrettezze, tasse che aumentano, situazioni pesanti, no, perché sono le conseguenze delle situazioni che si generano nelle nostre comunità. Non c'è solo lo Stato che quando arrivano a volte, che qualche ragazzino una volta mi ha detto, professore, stanotte, ruari, i carabinieri a me casa, hanno attaccato a me padre. E succede, succede, fanno il loro dovere, le perquisizioni. E però un bambino che non ha la capacità di elaborare il perché di notte arrivano le forze dell'ordine a portarti via un papà, uno zio, un nonno, a quell'età non si capisce. Ma noi dobbiamo far vedere anche la presenza di uno Stato che, oltre a fare il proprio dovere quando deve fare un'azione giustamente repressiva, fa anche un'azione propositiva, che ci mette nella condizione, cioè, di fare quello che dice l'articolo 3 della Costituzione, rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena dignità dei cittadini italiani. Allora io vi ringrazio, ragazzi. Per me è stato un onore ritornare, perché ci ero già stato da insegnante di religione, ma per me venire a Roccaforte, come pure andare a Pietrapennato o a Palizzi, è un onore, perché credo che bisogna riscoprire la bellezza di queste comunità che possono dare tanto alla futura città metropolitana e al mondo di noi adulti che a volte siamo condizionati da quella malattia di cui vi parlavo prima. Grazie ragazzi per quello che farete. Ed ora, prima di dare la parola a Venere, c'è il momento più bello. Il sindaco Penna, Mimmo Penna, io direi a questo punto, anche dato che c'è anche l'avvocato Giuseppe Falcomatà, ma anche la dirigente, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il sindaco Penna, consegnano e formalizzano questo momento dell'insediamento del mini sindaco Venere Pangallo. Allora, viviamo questo momento, l'assessore Lamberti, che salutiamo, che è appena arrivato, la dirigente di Cogli, il sindaco Falcomatà. Alla destra. Facciamo un bel applauso. Venere ufficialmente mini sindaco. E verrà consegnato il sindaco di Reggio Falcomatà, consegna come augurio la nostra Costituzione. Noi ascoltiamo, siamo veramente curiosi di sentire quello, ascoltate il religioso silenzio. Ci sono altri ospiti che ringraziamo che vengono. Grazie della vostra presenza. Venere. Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Venere Pangallo, ho 13 anni e frequento la terza media. Innanzitutto vorrei salutare la preside Concetta Sinicropi, il preside Domenico Zavettieri, il sindaco Domenico Penna, il professor Domenico Nasone, la signora Stefania Gurnari dell'Espresso Libero Nino Marino, tutti rappresentati nelle nostre istituzioni come il prefetto e i sindaci dell'area grecanica, e ringraziarli di essere qui. Prima di ricordare le proposte che mi sono impegnata a portare avanti, vi vorrei presentare il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Francesco Cento sarà il nostro vice sindaco, Maria Giovanna Altomonte ricoprirà la carica di presidente del Consiglio e infine Sara Palamara sarà il segretario. Prima di essere eletta mini sindaco ho dovuto affrontare le primarie. Eravamo in 4, tutti degni a ricoprire tale carica. A seguito di tale elezione siamo rimasti in 2, io e il vice sindaco Francesco Cento. Molti di voi hanno già avuto modo di sentire quello che è stato il mio programma elettorale e che mi impegnerò a portare avanti.
Alle parole adesso seguono i fatti e sono sicura che con l'aiuto delle istituzioni si possono mettere in pratica tutte le mie proposte, tra le quali ricordo la connessione internet, aggiustare i bagni dei ragazzi e rendere più accessibile tutti quei locali scolastici utili per le nostre attività, la fotocopiatrice, avere una stampante e l'assicurazione del pulmino, la raccolta differenziata da iniziare nei locali scolastici ed estendere a tutta la nostra comunità. Inoltre, in base a quello che è stato stabilito e approvato nel Consiglio dei Ministri nel 2010, il 21 marzo vorrei proporre di fare la festa dell'albero, con il ripopolamento di alcune aree boschive, tanti alunni quanti alberi. Cercherò di essere un punto di riferimento per i miei compagni e con l'aiuto del nostro sindaco e di tutta l'amministrazione sono sicura che si riuscirà a tener fede alle mie proposte. Vorrei concludere ringraziando tutti coloro che sono presenti oggi, i nostri professori che ci hanno supportato e incoraggiato in questa impresa, come la professoressa Graziella Scopelliti. Che ci ha insegnato molto, fino a ieri è stata sempre con noi e ci ha aiutato e sostenuto sempre. Le insegnanti della scuola primaria e infine al professor Nasone, perché è grazie a lui che il Consiglio Comunale dei Ragazzi si è potuto formare. Spero di non avervi annoiato, grazie a tutti, arrivederci. È un piacere sentire parlare Venere. Per la concretezza, non ha chiesto la luna nel pozzo, ha chiesto cose concrete. Venere lo sa, oggi è un momento di ufficializzazione, però noi periodicamente, ogni 15 giorni, ci incontreremo con tutto il Consiglio dei Ragazzi di Roccaforte per continuare questa formazione e per capire se le cose che lei ha chiesto verranno realizzate. Se no faremo assemblee e sfiduceremo chi dobbiamo sfiduciare. Sei d'accordo? Patti chiari, amicizia longa. Allora, questo è bello perché ci dà il senso di che cosa sia un consiglio comunale dei ragazzi. Non è un gioco, non è un convegno, non è un evento, è un percorso formativo che dura tutto l'anno, serio, e riesce, se ci sono docenti come quelli di Roccaforte e dirigenti che ci credono, altrimenti non funziona. A questo punto io direi di dare subito la parola al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, Giuseppe Falcomatà, scusate l'altro. Glielo perdoniamo questo errore al professore, no? Sì, diverse indulgenze dobbiamo... Vabbè. Buongiorno a tutti, intanto un saluto al sindaco Mimmo Penna e un ringraziamento per l'invito, saluto tutti i sindaci presenti, saluto l'assessore Lamberti, tutte le istituzioni al tavolo e le istituzioni militari qui presenti in sala. Un saluto va anche agli insegnanti e da parte mia i miei complimenti a loro perché con l'iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi in sinergia con l'amministrazione comunale dimostrano quanto l'impegno degli insegnanti su tutti i territori sia non soltanto didattico ma sia anche testimonianza di un impegno civile, quindi complimenti a voi e soprattutto complimenti ai ragazzi, al nuovo Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio e al Sindaco anche per la concretezza con cui ha esposto il suo programma elettorale. Poche cose, ma importanti. Questo mi aiuta a ribadire quanto noi dobbiamo prendere anche esempio da quello che dicono i ragazzi, dalla loro semplicità nell'esporre un concetto. La presenza nostra qui oggi è un segnale importante sotto tantissimi punti di vista. Abbiamo raggiunto quasi 15 giorni da quella terribile alluvione che ha colpito soprattutto questa parte di territorio della città metropolitana. In quel momento, di fronte a una sofferenza, un evento tragico che ha colpito i nostri territori, i comuni e le istituzioni in generale
hanno dimostrato una grandissima sinergia, hanno dimostrato una grandissima sintonia e la celerità con cui sono stati ripristinati alcuni collegamenti ci dimostra che siamo sulla strada giusta. Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia perché ancora oggi ci sono diverse zone che sono ancora isolate, ci sono diverse zone nelle quali a stento è stata ripristinata la linea telefonica, la corrente elettrica, quindi ribadiamo che non bisogna ancora abbassare la guardia su quello che è successo. Però la presenza qui a Roccaforte è anche l'occasione, lo ha detto il sindaco Penna poco fa, per iniziare a fare una riflessione sui territori, su ciò che sarà la città metropolitana. Non voglio dilungarmi su questo, però è importante che si costruisca sui territori, è importante che la diversità orografica della nostra città metropolitana, pensate, la quarta città metropolitana più grande per estensione territoriale, quindi questo vi fa capire le ricchezze e le unicità che appartengono ai nostri territori, dicevo, è l'occasione per iniziare a discutere di ciò che succederà da qui ai prossimi mesi. E naturalmente questa è l'ulteriore dimostrazione di quanto il percorso di costruzione della città metropolitana non possa, non debba e non sarà regiocentrico, ma va costruito sui territori per ascoltare il territorio, perché all'interno di quel documento principale che è lo statuto, che rappresenta la carta d'identità della città metropolitana, la diversità delle aree, le peculiarità delle aree in termini di vocazione, ma anche in termini di tutela di minoranze linguistiche, in questo territorio sappiamo di cosa parliamo, deve avere valenza, deve essere scritta, deve essere scalfita all'interno dello statuto. Però questo non basta. Ogni percorso parte dalla costruzione di un sentimento comune, di un'identità. Il nostro inno nazionale, nella sua seconda strofa, lo dice chiaramente. Per secoli siamo stati calpesti e derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. E questa è la storia un po' del nostro paese, della nostra Italia, sottoposta a dominazioni di tante potenze europee, sottoposta all'invasione, al saccheggio da parte dei popoli stranieri, perché non si è mai riuscita a costruire nel corso del tempo una identità, un sentimento di appartenenza. Noi oggi siamo di fronte a un momento storico, a un momento che disegnerà l'Italia che verrà realizzata nei prossimi anni. E in questo disegno Reggio Calabria città metropolitana è protagonista, però non può essere soltanto un fatto politico istituzionale. Se noi non percepiamo e non sentiamo il fatto e la volontà e la forza e l'importanza di costruire un percorso che parta dalle nostre radici, che parta dalle nostre tradizioni, che parta dalla nostra cultura, allora forse avremo realizzato la città metropolitana, ma non avremo realizzato i cittadini metropolitani. E questo è un percorso che noi non possiamo sottovalutare. E in questo il fatto che Roccaforte abbia deciso di istituzionalizzare in qualche modo il Consiglio Comunale dei ragazzi ci conforta. Lo diceva, stavo dicendo Mario, però mi sono fermato. Lo dice, anzi, volevo dire Mario per fare uno a uno, poi ho detto vabbè. Lo diceva Mimmo prima, è giusto e importante che anche i ragazzi abbiano il loro consiglio metropolitano. È esattamente quello che ho dichiarato a Reggio quando è stato presentato il Consiglio Comunale dei Giovani nella nostra città, quindi c'è sintonia anche su questo ed è importante. Però il fatto che ci sia un Consiglio Comunale dei Giovani anche qui non è un fatto meramente simbolico, perché è proprio dai ragazzi che deve partire il senso, la costruzione di un senso civico, di un sentimento civico, capire quali sono i nostri diritti, quali sono i nostri doveri, quali sono le cose giuste, come la valorizzazione
della nostra storia, della nostra cultura, del nostro patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico, e qui ne abbiamo una prova provata, quali sono le cose alle quali bisogna dire di no? La corruzione, l'andrangheta, il guadagno facile, la malavita organizzata, tutto questo parte dall'inizio e non può che partire dalle scuole, non può che partire dall'istruzione, perché è vero, con le bombe si uccidono i terroristi ma non il terrorismo. E allora pensiamo un attimo a quello che è accaduto pochi giorni fa a Parigi. A Parigi non sono state attaccate basi militari o palazzi istituzionali, a Parigi sono stati attaccati luoghi di aggregazione, luoghi di cultura come il teatro, luoghi di sport, di tempo libero come lo stadio. Quindi si è andato a colpire tutto ciò che è bellezza, tutto ciò che è cultura, tutto ciò che è arte, tutto ciò che è musica, perché quella non la sconfiggi con le bombe. La bellezza non la puoi distruggere con nessun tipo di attentato, con nessun tipo di violenza. Però a noi il compito di riconoscerla, questa bellezza, e di poterla difendere, perché dalla bellezza deriva tutto il resto, deriva quella cultura alla quale noi, che di tradizione culturale abbiamo secoli di storia da poter raccontare, non possiamo dimenticare. Quindi in bocca al lupo ai ragazzi e grazie ancora per questo invito. Grazie al sindaco Falcomatà, perché questo ci fa capire come c'è questa grande sintonia, questa corresponsabilità, questo guardare avanti dove c'è questa partecipazione attiva di tutti, compresi dei nostri ragazzi, i nostri ragazzi. C'è anche tra di noi consigliere Zavettieri, c'è anche Pippo Paino, presidente del GAL, e tante persone che si spendono per far crescere questi nostri territori. Diamo subito la parola adesso alla nostra dirigente, alla dottoressa Sinicropi. Questo è un progetto che nasce nella scuola, senza la volontà della dirigente non sarebbe stato possibile realizzarlo, quindi noi ringraziamo certamente la dirigente e anche le chiediamo, per quanto è possibile, di far partecipare, far vivere questa esperienza anche per esempio a Merito, anche negli altri istituti dove ci sono i ragazzini che potrebbero fare questa esperienza. Grazie per quello che ci dirà. Buongiorno a tutti. Sento innanzitutto di dover esprimere la mia gioia di trovarmi qua insieme a tutti voi, perché questo è un momento, consentitemi di dire, da scrivere in una pagina importante della storia di questo paese. Dobbiamo farlo perché la semplicità e l'umiltà di un gesto ha raccolto insieme tante persone speciali, che siete voi, autorità, a cui va il mio primo saluto e il mio primo ringraziamento, che è il sindaco Domenico Penna, l'assessore alla cultura Angelina Cento e poi il nuovo consiglio comunale dei ragazzi appena costituito. Sono orgogliosa di avere al tavolo della presidenza il sindaco di Reggio Calabria, il professore Mimmo Nasone, come lo chiamiamo con affetto, e l'assessore Lamberti. Sono persone, siete persone che noi che abbiamo a che fare con le istituzioni, ecco, ci conosciamo, vi conosciamo, sappiamo il vostro quotidiano operare e la vostra attitudine a cercare di governare nel migliore dei modi il nostro territorio, la nostra provincia. Però ecco, perché il piacere di essere qua è la mia gioia? Perché purtroppo, partendo da un discorso globale di crisi che c'è a livello generale, di nazione, ma anche di paesi nostri dell'area grecanica, l'idea di far nascere questa nuova linfa all'interno della scuola, e quindi le belle parole che ha detto la giovane sindaco del comune di Roccaforte, deve costituire per noi elemento nuovo di riflessione.
Io questa la chiamo la politica innocente. La politica innocente di chi, ecco, vuole vivere il momento e il futuro con tre forze trainanti, che sono il cuore, la mente e anche l'entusiasmo del fare con le mani. Quindi potrebbe essere un suggerimento a chi è a capo delle diverse istituzioni, potrebbe essere un suggerimento per noi che siamo a capo delle scuole, ma potrebbe essere anche per chi si trova come i sindaci a governare la cosa pubblica di un paese o di una provincia, a maggior ragione ora con le nuove connotazioni di città metropolitana. Cosa devo dire? Il fatto, questo è un fatto importante per noi e devo ringraziare l'amministrazione comunale di Roccaforte che, consentitemi, è stata di esempio a tutti gli altri paesi dell'area grecanica, nel suo piccolo. Gli alunni di Roccaforte sono pochissimi, meno di 20, però il loro cuore è grande, li conosco da una vita, se così posso dire. E so anche la tenacia e la forza delle loro famiglie. Se il comune di Roccaforte del Greco non è stato oggetto di disertificazione o di abbandono, è proprio perché le famiglie ci tengono a che la loro terra vada sempre avanti e quindi si rinvigorisca di nuovi valori e di nuovi strumenti, di nuove strutture. La scuola. La scuola è stata esempio trainante in quanto presidio importante per questa comunità. Nella scuola si istruisce, nella scuola si educa, nella scuola, così come oggi è accaduto, si fa umanizzazione. E allora la parola chiave di questo nostro incontro, oltre che essere la cittadinanza attiva, perché è il motivo forte di questa costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, deve essere quella di cercare ognuno un nuovo umanesimo. Purtroppo c'è la crisi dei valori, questo lo sappiamo tutti, però, perdonatemi, lo ripetiamo sempre, però pochi riescono a fare in modo che questi valori vengano recuperati. Quali sono questi valori? Il valore della famiglia, del proprio paese, della solidarietà. E allora, carissimo sindaco Falcomatà, quello che diceva lei è proprio giusto. Non ci devono essere divisioni. Se vogliamo fare un progetto lungimirante di città metropolitana, bisogna partire dalla solidarietà. Bisogna lasciare da parte, carissimi, perdonatemi, ora ecco concludo, le invidie, le gelosie. Purtroppo il nostro mezzogiorno e la nostra terra è martoriata dalle invidie. La gente che non fa non vuole lasciare che altri facciano. La gente che non opera preferisce che anche gli altri non lo facciano. Ed è giusto fermarci qua. Per cui, carissimi ragazzi, e tu Venere, oggi che è la giornata che ricorda purtroppo quanta violenza la donna spesso subisce, io ti dico che tu hai dimostrato di essere forte, di essere, di idee chiare, concreta. Allora io ti faccio un augurio, l'augurio che faccio a me stessa è una frase di Sant'Agostino: io auguro a te che il Signore ti dia la dolcezza che viene fuori anche dalla tolleranza, ti dia la disciplina che viene fuori dal sacrificio, ma ti dia anche la scienza che possa illuminare la tua mente. Solo così forse un giorno la nostra tanto amara terra potrà essere un po' diversa. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo momento, grazie al professore Nasone, grazie al sindaco Penna perché ha dimostrato finora una grande collaborazione, grazie a tutti coloro che rappresentano la cornice per la mia umile persona, grazie a tutti voi. Dicevamo che le cose si fanno se c'è interesse,
ci si mette in gioco e tra le persone che hanno dato una grande mano, perché il sindaco si avvale poi, come farà anche Venere, perché pure Venere c'ha i suoi assessori. Anche il nostro sindaco Penna si è avvalso per questa bellissima esperienza del contributo importantissimo dell'assessore Angelica Cento, che ringraziamo. Vorrei che noi anche oggi ci sentissimo in sintonia non solo con la giornata mondiale per sconfiggere la violenza alle donne, ma in questo momento il Papa Francesco, che non finisce mai di stupirci, che ha una veneranda età, ha una bella età, ha deciso, nonostante i servizi segreti, le informazioni mettono a grave rischio la sua sicurezza, perché sta andando nel cuore dell'Africa e lì non è una situazione facile, ma lui non ha cambiato di una virgola il suo programma, recandosi, tra l'altro si recherà in questi giorni in un quartiere tra i più poveri dell'Africa, a pranzare con i più poveri tra i poveri. Guardate, la situazione di violenza a cui accennava anche Peppe Falcomatà, la situazione di degrado cesserà nel momento in cui tutte le persone del mondo avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Perché fino a quando ci sarà fame, ci sarà chi depreda le risorse di questi poveri, qualcuno troverà la motivazione per fare violenza su qualche altro. E non si finirà mai.